Siamo qua con Filippo Mobrici, che forse è stata la persona che più di tutti ha creduto in questo evento. Vuole spiegarci, insomma, qual è il senso di questa 2 giorni che è innovativa per il territorio? Sì, volevamo dare un segno importante su quello che era l'identità del Monferrato, il Monferrato del vino. Penso che sul nostro territorio di questo si parla, nel senso che sicuramente è tra le attività più importanti e più rinomate che il mondo intero in un modo o in un altro ci invidia. E quindi abbiamo pensato di fare un evento che, questo è evidente che è l'anno zero, ma che si possa perpetuare negli anni successivi proprio in modo identitario, cioè in questo territorio noi abbiamo, diciamo, l'avevamo, pensavamo e pensiamo di avere la necessità di fare un evento che possa esprimere quelle che sono le peculiarità, non solo il nostro vino, ma giustamente il nostro territorio, la gastronomia, tutto ciò che riguarda la nostra arte, la cultura, tutto ciò che il Monferrato esprime. Il Monferrato veramente esprime tanto. Quindi abbiamo pensato di iniziare sicuramente perché da qualche parte bisogna iniziare. Noi ci occupiamo di vino, quindi abbiamo iniziato a parlare di questo Monferrato Identity, perché poi è ecco, l'identità di un territorio, ma legandolo al vino, ma aperto veramente a tutto ciò che il Monferrato è. Ed è veramente tanta roba, tanto che il mondo intero ce l'ha riconosciuto assieme all'Anghero Roero, Patrimonio dell'Umanità. Ecco, durante la presentazione c'è stato anche l'intervento del presidente di Merano, Wine Festival. Forse noi rispetto ad altre regioni d'Italia, all'Alto Adige, non riusciamo a sfruttare al meglio le nostre potenzialità, ci vogliamo forse meno bene. Ma più che altro forse perché negli anni non abbiamo ancora, diciamo così, forse non siamo andati a fondo rispetto a quelle che sono le nostre potenzialità, ecco. Cioè, scoprire quello che siamo, ecco perché identità. Cioè, l'identità cos'è? Cioè, diciamo, accettarsi innanzitutto per come siamo. Noi non siamo uguali alla Trentino Alto Adige o sul Tirolo, nel caso specifico da dove proviene il nostro amico Helmut. Siamo Monferrini, siamo in un territorio che ha però 1.000 anni, almeno 1.000 anni di storia come Monferrato, ma ce n'ha molti di più per quanto riguarda la viticoltura. Quindi dobbiamo riscoprire quello che siamo e promuoverlo tutti assieme, facendo squadra, come dicevo prima, non solo con il vino, ma con l'arte, la cultura, la gastronomia. Ecco, quello che hanno fatto addirittura lì nel Sud Tirolo è stato proprio inventarsi un marchio che si chiama proprio Sud Tirol, e sotto questo marchio tutto diventa eccellenza. Ecco, io penso che in questo senso noi dovremmo prendere spunto e far sì che questo territorio sia veramente eccellenza.